Chiaramente quelli del cosiddetto codice rosso, i reati relazionali, che sono notoriamente non solo all'attenzione, ma sono purtroppo nella realtà ancora molto diffusi, troppo. Io credo che l'80-90% delle misure cautelari che la nostra procura richiede e che vengono concesse dai giudici riguardi questo settore. Oltre a questo, i reati a danno degli anziani, con tutte le ripercussioni psicologiche che l'anziano ha in termini di minore autostima, quando non addirittura di vera e propria depressione, che questi episodi determinano anche quando sono banali, addirittura anche quando non vengono portati a conseguenze finali, quando truffe sventate, però l'anziano subisce molto il trauma. E poi l'enorme mole con tante sottospecie di reati informatici che sono assolutamente diffusissimi e che con l'uso praticamente collettivo dei telefonini, cosiddetti smartphone, ha determinato un esponenziale aumento dei rischi e a volte degli episodi di truffe o comunque di reati legati a questo mondo. Coinvolta una vasta rete di soggetti ed istituzioni che andranno quindi a fornire che tipo di supporto? Le istituzioni sono moltissime, quasi tutte pubbliche, ma anche qualche partner privato accreditato. Il supporto sarà reciproco, le forze dell'ordine sapranno magari avvalersi a volte della ASL o di campagne che si possono fare nelle scuole, ma anche per esempio la scuola saprà quando un determinato studente che ha fatto qualche dichiarazione o svolto qualche compito con strane dichiarazioni, con strane testimonianze, debba essere all'attenzione o meno delle forze dell'ordine. Quindi c'è un reciproco, un mutuo soccorso, per cui non abbiamo e non potevamo creare nuove competenze, semplicemente integrare al meglio le competenze che già ci sono. Dal punto di vista di questo progetto, lo scopo è proprio quello di fare prevenzione, cioè di fare delle campagne di sensibilizzazione e prevenzione proprio per far sì che non si arrivi alla commissione quindi dei reati veri e propri e quindi di cercare attraverso queste campagne di sensibilizzazione quindi sul territorio di portare a conoscenza, come dicevamo prima, delle persone tutte diciamo, le svariate possibilità che hanno di agire e anche di protezione quindi, che possono avere e quindi di cercare di non arrivare a quella che è poi la situazione finale, quindi dove già c'è commesso il reato.